Uniti per l'UNESCO. Nel pomeriggio dello scorso 9 gennaio, il consorzio delle Pro Loco Complas, rappresentato dalla presidente Rosa Fortunato e dai presidenti delle Pro Loco dell'Alta Val d'Agri, unitamente al presidente Umpli Basilicata Vito Sabia, ha promosso un incontro con il sindaco di Viggiano, Amedeo Cicala, con l'obiettivo di attivare una partnership che consentirà di mettere in campo risorse e competenze nella promozione e nel rafforzamento per la candidatura dei cammini dei popoli lucani al Sacro Monte di Viggiano a patrimonio mondiale dell'umanità, con conseguente iscrizione nell'apposita lista dell'UNESCO. L'intera comunità che converge sulla Madonna Agra di Viggiano, così come tutte le prologo di Basilicata, a partire dalle prologhe che afferiscono al consorzio che vede la Presidente Rosa Fortunato, che si è fatto primo promotore di appoggiare l'idea del Comune di Viggiano su riguardo ai cammini lucani verso il Sacro Monte di Viggiano. E quindi espandere questa rete partita con il consorzio a tutte le proloche, in modo che si converga tutti su una forte candidatura che rappresenta, come la Madonna di Viggiano rappresenta la Basilicata in quanto patrona, così tutte le proloco di Umpli di Basilicata convergono a questo progetto a rappresentare l'intera Basilicata, che non può far mancare il proprio appoggio per questa forte candidatura che è esemplificativa e rappresentativa di tutta la Basilicata. Un passo importante per tutto il territorio della Val d'Agri, da sempre sito di bellezze storiche e paesaggistiche, che avrà così l'occasione di far conoscere meglio il suo brand, creando nuove opportunità turistiche e occupazionali. E noi ci tenevamo fortemente a far parte di questo progetto perché pensiamo che rappresenti il nostro essere lucani, la nostra lucanità, e quindi vogliamo fortemente, come dicevo, farne parte, mettendo insieme delle azioni concrete che possano dare un supporto importante al progetto. Quindi siamo a disposizione del comitato promotore. Per qualsiasi cosa possa loro servire. E toccherà proprio a Umpli Basilicata fare da traino per tutte le 83 Pro Loco lucane iscritte in questa importante sfida, espressione di un territorio fortemente identitario e partecipativo. Viva la soddisfazione del primo cittadino di Viggiano che per la candidatura ha parlato di atto di vero e proprio indirizzo alla valorizzazione dell'intero patrimonio culturale e naturale lucano a livello nazionale ed internazionale. Tanta felicità, con emozione, con un pizzico di soddisfazione, nel senso che il lavoro che si sta portando avanti, non soltanto noi come comitato, ma le tante persone che hanno creduto in questo progetto e che hanno appoggiato e votato questo progetto, oggi è un ulteriore tassello che si unisce. E io devo dire, apprezzo molto e ringrazio a nome della comunità di Viggiano, ma a nome di tutti quelli che stanno credendo e appoggiando questo progetto, sia il presidente delle Pro Loco Lucane, sia il presidente Fortunato del consorzio delle nove Pro Loco, appunto, che oggi erano qui presenti a questa riunione. E devo dire pure, e oggi è emerso questo nella riunione, sollecitato dai vari presidenti anche locali delle varie Pro Loco, dobbiamo cercare di fare sintesi. Ne ho colto il tema, ne ho colto il segnale, l'avevo detto già nell'ultimo consiglio comunale, che è quello di provare a non soltanto avere un appoggio, che è già una cosa bella, una cosa importante, ma integrare anche le Pro Loco lucane, tant'è che mi sono permesso di dire al Presidente di farsi portavoce per un ulteriore incontro che si può tenere già nel mese di febbraio, nel mese prossimo, e quindi non soltanto un appoggio che già di per sé diceva importante, ma partecipare all'interno del dossier e dare una mano, perché io penso che e mi sono permesso di dirlo perché attraverso le Pro Loco e attraverso le Pro Loco di territorio hanno una conoscenza che magari altre parti, altre persone, altre associazioni non possono avere. Quindi secondo me possono dare un contributo fondamentale alla migliore riuscita del dossier, che sarà quel dossier che poi spero ci permetterà
e me lo auguro con tutto il cuore sempre, ci permetterà di avere questo importante e fondamentale riconoscimento che può cambiare, lo abbiamo detto sempre più di una volta, può cambiare quelle che sono le sorti dei nostri territori, sicuramente in meglio, e non soltanto da un punto di vista culturale, ma anche da un punto di vista di sviluppo, da un punto di vista di occupazione e da un punto di vista di crescita di tutta la comunità.